Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Don't Play That di King Bong featuring 21 Savage. Nuovo singolo di due artisti che onestamente non penso abbiano mai collaborato insieme, o quantomeno sul momento non mi viene una canzone. Se ce n'è, scrivetela nei commenti. Come sempre, prima di cominciare vi invito a lasciare un mi piace e se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Passate in descrizione che trovate i miei social, le playlist anche della trap americana e anche il gruppo Telegram. Che dire di Von, ragazzi, rapper che ci ha abbandonato più o meno un anno e mezzo fa, perché è successo il 6 novembre del 2020. Io ci ho anche fatto un video su di lui in cui racconto la sua vita, ma anche quello che è successo, insomma, prima che morisse. Chiaramente il video è uscito pochi giorni dopo della morte, quindi non c'erano così tante informazioni, così come magari ci sono a distanza di un anno e mezzo. Comunque era uno dei miei preferiti, penso uno di quelli che poteva fare tanto davvero per la drill a Chicago, e penso anche uno dei migliori storyteller sicuramente della nostra generazione. Anche se poi Von non è che fosse così giovane, perché era un ragazzo del 94, e giusto per farvi schiarire le idee, Chief Keef è del 95 e sembra che abbia 20 anni in più di King Von. Il link del video chiaramente ve lo lascio in descrizione, in modo tale che se volete sapere qualcosa su di lui, insomma, potete tranquillamente andare lì. In questo anno e mezzo poi non è che sia uscita così tanta sua musica postuma, anzi qualche singolo, ma niente di più. Ora invece da un paio di mesi si sta incominciando a parlare di un suo possibile album che potrebbe vedere la luce durante questo 2022, ma da quello che hanno fatto capire anche, insomma, breve, quindi si parla di 1-2 mesi. Chiaramente l'hype ce l'ho, ma così come sempre quando si tratta di un album postumo parto sempre con un po' di puzza sotto al naso, perché si sa quanto è difficile gestire la musica di un artista che non c'è più, perché non sai mai quello che lui avrebbe fatto, le canzoni che avrebbe fatto uscire e quali no. Pop Smoke è uno degli esempi più lampanti anche degli ultimi. Shoot for the Star, Aim for the Moon secondo me è stato un album anche abbastanza valido, ma probabilmente anche perché la maggior parte di quell'album era stata già finita, ma l'album che è venuto dopo, Fate, per me può definirsi tranquillamente qualcosa di mediocrissimo. Quindi il fatto che non siano ancora uscite molte canzoni di Von inedite da un certo punto di vista mi rassicura, perché vuol dire che magari le mette tutte in questo album. Dall'altro lato mi lascia un po' qualche dubbio, perché magari effettivamente non ci sono poi così tante canzoni sue inedite che ha registrato prima di morire. Detto questo, io comunque procederei con l'ascolto della canzone e vediamo che hanno tirato fuori. Get out. I'm in your hood with my stick out. Stick out. I don't make these songs, I flip out pussy. Whenever we see them, it's a blick out. Ma lo sapete che mi è piaciuto un casino, ve lo dico sinceramente, perché le mie aspettative erano alte, però ripeto, considerando che è un singolo postumo, che tra l'altro ho scoperto che questo a tutti gli effetti è il primo singolo postumo di King Von, mi aspettavo qualcosa di carino ma che mi lasciasse un po' convinto a metà. Invece la canzone è figa perché è molto catchy, ti entra in testa, non è uno di quei pezzi con cui eravamo abituati a sentire Von. Diciamo che se si pensa a lui si pensano a canzoni molto più incazzate, come magari Crazy Story e in generale pezzi banger cattivi. Invece questa, come ho detto prima, è un pochino più catchy, più orecchiabile, ti entra in testa, è quella canzone che metti in playlist e ogni volta che ti parte in playlist la lasci, perché comunque è sempre piacevole ascoltarla. Effettivamente si tratta di una canzone che Von aveva già spoilerato in diretta su Instagram, me la ricordavo soprattutto per via della produzione che, ripeto, abbastanza insolita per quelli che poi sono i beat di solito su cui rappa Von. Pochi giorni dopo uscì una notizia che K-Glock avesse registrato una strofa per questa canzone, e uscì addirittura anche una versione leakata su internet. A quanto pare la versione originale presenta il feat di 21 Savage, che lui come sempre è bravissimo nei featuring, che si tratta di una hit cattiva, un pezzo un po' più chill, un pezzo magari anche più R&B, sa sempre fare la sua parte. C'è una cosa nel testo che mi ha fatto un po' ridere: she asking me what is Tuca, just know that we smoke him a lot. E chi è Tuca, per chi non lo conoscesse? Essenzialmente è un ragazzo che un giorno alla fermata
di un autobus è stato pull-uppato e sparato molteplici volte. E da lì in poi la maggior parte dei rapper di Chicago, quasi tutti, hanno incominciato ad usare questa espressione smoking tuca, che essenzialmente significa fumarsi tuca, perché tuca a quella fermata dell'autobus è stato fumato. Poi non è una novità che Von nei suoi testi dissasse in alcuni casi anche persone morte, e infatti è un'espressione che lui ha usato parecchio nella sua carriera. E niente ragazzi, questo è quanto alla fine. È un singolo carino, mi piace, mi mette in hype dell'album, sono sicuramente curioso, lo ascolterò. Se non sono troppe canzoni, perché no anche farci una reaction? La vorreste? Fatemelo sapere con un commento. Cosa ne pensate della canzone? Vi è piaciuta? Vi aspettavate di più dal primo singolo postumo? O tutto sommato siete rimasti soddisfatti come me? Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, e se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale. Se lo siete già invece attivate la campanellina, così ogni volta che carico qualcosa vi arriva la notifica. Aprite il video, bello, pulito. Vi ricordo nuovamente che in descrizione trovate tutti i miei social, mi raccomando seguitemi su Instagram, Facebook, dappertutto. Io carico anche cose chiaramente che riguardano il canale. In descrizione, come sempre, le mie playlist, rap americano, rap italiano, ma anche tante altre. Il gruppo Telegram, una piccola community dove siamo 400 persone ed essenzialmente parliamo di musica, ma anche di tanti altri argomenti. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo. Slat!